Cari amici vicini e lontani, buongiorno, buonasera e buonanotte. Come diceva il famoso Nunzio Filogamo, che ebbe la possibilità di conoscere una volta in una trasmissione a suo tempo, Nunzio Filogamo era un autentico signore, ancorché col vizietto. Ma aveva interpretato una figura molto interessante dei tre mousquetaires, cioè i tre moschettieri erano Athos, Porthos e Aramis, e lui aveva interpretato la figura del più raffinato dei tre, che era appunto Aramis, si scrive Aramis. Quindi, cari amici vicini e lontani, vi vogliamo dire qualcosa. Abbiamo partecipato oggi a una intervista televisiva che voi vedrete nella rubrica Scienza e Lavoro, nella televisione di cui non ricordo il numero. Adesso ti do tutto. E a completamento di quello che abbiamo detto, vi vogliamo far vedere qualche cosa, perché insomma l'intervista è durata 32 minuti, ma obiettivamente non era possibile mostrare molte cose. Allora, la prima cosa che vi voglio far vedere è questo libro, dal quale traiamo due frasi molto importanti. La prima è questa: il 13 marzo 1946 Giuseppe Romita, ministro dell'Interno, dispose la revoca della misura di pubblica sicurezza combinata ai dirigenti separatisti internati a Ponza. Il 27 gli ex confinati scesero da un aereo militare all'aeroporto di Bocca di Falco, accolti calorosamente da numerose persone. Erano quelli dell'esercito volontario siciliano, di Liberazione Nazionale Siciliano. Com'era? ISVE? Adesso lo faccio vedere qui. L'atto di clemenza del governo era stato motivato dalla solenne... Ricordiamo la strage di Partinico, 58 morti fra gli insorgenti e un carabiniere morto e altri vari feriti, una decina di feriti. A Partinico è successo qualcosa che non ti dico. L'atto di clemenza del governo è stato motivato dalla solenne assicurazione di Lucio Tasca, niente meno di Bordonaro, ricordate questo cognome Tasca, e se vi interessa andate a vedere chi era, che tra il movimento per l'indipendenza della Sicilia e la guerriglia scatenata da Levis e dal Gris non sarebbe esistito legame. Che erano più o meno la stessa cosa. Sì, diciamo. Due affiliazioni, il gatto e la volpe, capito? Infatti il Dio li fa e poi li accoppia. A volte si dice anche poi li accoppa. Ciò permise agli indipendentisti di partecipare con proprie liste alle elezioni per l'assemblea costituente. Chiaro? Siciliana. Chiaro? Salvatore Giuliano, malgrado la sconfitta dell'esercito di Concetto Gallo e il mutamento di linea politica del MIS, Movimento per la Indipendenza Siciliana, continuò la sua guerra e non lo fece desistere dai suoi propositi nemmeno la notizia dell'uccisione di Rosario Avila, detto Canaluni, il sanguinario capobanda di Niscepi, anche lui aggregato all'esercito separatista. Almeno questo fatto avrebbe dovuto metterlo sull'avviso, perché l'uccisione di quel bandito, come lui ben sapeva, era riferibile alla mafia, attenzione, unica organizzazione che dimostrò di sapere tenere sotto controllo il bandidismo. E quindi qui c'è anche l'utilizzo molto razionale e direi rinascimentale di una bevutina di caffè per chi avrebbe voluto trasgredire. Detto questo, e siccome storicamente le cose sono sempre le stesse, ci andiamo a leggere un altro avvenimento. Bernardo Mattarella. No, ridiciamo l'autore. Sì, Angelo La Bella e Rosa Meccarolo. Ecco. Edizione? Edizione Teti. Del 1018 ed è recentissima.
Tetti, editore, prefazione del presidente dell'Ordine dei giornalisti Serventi Longhi, 2003. Nicola Tetti, editore, via Simone Dolsenigo 21, Milano. Leggiamo la biografia di un noto personaggio che in molti cercano di dimenticare. Io oggi, quando abbiamo fatto l'intervista, è durata mezz'ora, quindi non c'era tempo di dire niente praticamente. Però vorrei far, mettere sotto i riflettori un fatto eclatante, e cioè che questa, continuano a chiamarla democrazia, ma può essere una democrazia quella dove i ministri, i presidenti della Repubblica e i vari personaggi influenti a livello politico ed economico sono oramai dinastie conclamate, dinastie come quella che adesso tu vai a raccontare. Perfetto. Ma potremmo parlare della dinastia dei Berlinguer, dei Segni, dei Cossiga, dei Manconi. E pensa alla dinastia di Bonifacio VIII, praticamente quello, per dire che l'Italia è un paese di dinastie. Perché? Perché si inchinano al figlio del figlio del figlio del figlio nipote, del figlio di puttana, sempre del figlio di puttana originario, senza riferimenti alle nobili arti di certe femmine. E adesso veniamo a noi. Nato il 15 settembre 1905 a Castellammare del Golfo, Trapani, avvocato, nel 1919 entrò nelle file dell'Azione Cattolica, giungendo a ricoprire incarichi direttivi anche a livello nazionale. Far parte dell'Azione Cattolica, cari amici, per chi non lo sa, vuol dire avere sempre avuto... Che ho detto io? Il signor Sergio, a chi fa riferimento? Perfetto, va bene. Allora, vuol dire aver avuto stretti rapporti con chi? Con Monsignor Montini, personaggio molto interessante che poliedrico, diciamo, molto poliedrico anche dal punto di vista fisiologico, che era santificato non a caso fra un paio di mesi. Veniamo a noi. Nel 1948 fondò nella sua cittadina la sezione del Partito Popolare Italiano. Durante il fascismo serbò un atteggiamento di dignitosa resistenza morale alla dittatura. Molto, molto molto dignitosa, molto, molto allineata. Sì, diciamo, molto dignitosa. Appiattita, diciamo. Dopo lo sbarco alleato in Sicilia... Salta di vent'anni così a più pari. È stato dignitoso. Ah. Ha avuto no, perché di cose da raccontare in quel periodo sono le più importanti. Ha avuto un riservo molto dignitoso e poi dalla vita. Sei dignitoso. Io molto. C'hai il riservo? Molto. E lui aveva il riservo. Che cazzo vuoi? Era un riservo che va interpretato in termini siciliani, no? Molto riservato. Molto riservato. Dopo lo sbarco alleato in Sicilia, Mattarella organizzò la DC e ne divenne presidente, assumendo anche l'incarico di assessore all'assistenza e beneficenza al Comune di Palermo. Ti rendi conto? Era tutta una beneficenza. È lo stesso tipo di beneficenza. Faceva parte di un'organizzazione benefica. Sì. Scusa, È lo stesso tipo di assistenza e beneficenza che tutti questi figli del Papa hanno a spese, giustamente, di un popolaccio come quello italiano nei confronti dei migrantes. Perché i migrantes, cerchiamo di capirlo bene, non lavoreranno mai in Italia, meno quelli che è già stato deciso a priori, perché li selezionano prima, quelli grossi, resistenti, li vediamo in televisione quando ce li fai, quelli sono adibiti... Mandingo, per la camorra e per la mafia, devono raccogliere le frutta e le verdura e possibilmente stare molto inchinati, giusto? Mentre raccolgono, c'è una fase che è appunto l'inchinamento nella raccolta dei pomodori, poi soprattutto se i pomodori sono 2 a 2, che dici? Fece parte dell'Assemblea Costituente il 18 aprile 1948, venne eletto depurato... È uno dei padri... Di questa Costituzione... No, padri... Fondatori! Fondatori!
vogliamo mettere. Di questa Costituzione, per cui, come abbiamo più volte dichiarato, il figlio è due volte traditore, tradisce il padre e la Costituzione, e gli tradisce italiani. La Costituzione, per cui gliela faranno pagare. Fece parte dell'Assemblea Costituente il 18 aprile 1948, venne eletto deputato nella circoscrizione Palermo, Trapani, Agrigento, dove è stato poi rieletto sempre, fino a che è campato, che guarda caso fammi finire. Le sciupa al cœur. A maggio divenne sottosegretario ai trasporti, fu poi rieletto in altre 5 legislature e ricoprì incarichi di ministro. Nel 1900... No, ministro a tutto fare, no? Ecco, come si chiamano queste cameriere? Vi ricordate quella tutto cameriera fare. Tutto fare che accusò un candidato premier francese di aver tentato di violentarla? Te lo ricordi? Sì. E in questa maniera fu tolto dall'agone dall'agone pubblicitario.